10 mesi dopo essere diventato il nuovo vescovo di Pesaro, succedendo a 18 anni di Monsignor Piero Coccia, Sandro Salvucci è diventato ieri anche vescovo della diocesi di Urbino, Urbagna e Sant'Angelo in Vato, dopo un percorso non privo di polemiche susseguenti alla decisione pontificia di far tramontare l'autonomia della diocesi urbinate, allargandola a un percorso religioso unito a Pesaro. Al di là della diserzione di alcuni dei più strenui difensori dell'autonomia urbinate, ieri il vescovo Sandro è stato accolto in Duomo fra i sorrisi, dal sindaco Gambini al vescovo uscente Monsignor Tani. Salvucci ha officiato una cerimonia all'insegna dell'esortazione a un percorso condiviso nell'ascolto al Vangelo e nella grande attenzione verso l'impegno per i giovani additati come veri protagonisti del cambiamento. Basta che ci guardiamo attorno e ci rendiamo conto che siamo di colori diversi, di provenienze diverse, con ruoli e ministeri, servizi diversi, sia nella Chiesa che nella società. E mi piace pensare che stiamo tutti qui sul monte, condotti da Gesù, per fare un'esperienza di Lui, per incontrarci con Lui, per riconoscere chi è davvero Gesù, che ci ha attirati tutti a sé. E ogni volta dovrebbe essere così, fare un'esperienza che ci cambia, che ci converte, e uscire, scendere dal monte, anche letteralmente, anche fisicamente, cambiati, trasformati, toccati nel cuore. Ecco, questo è il desiderio e l'augurio che voglio condividere con tutti voi, con tutti voi.